ritroviamo in compagnia di Marco Guazzoni. Ciao Marco, benvenuto. Grazie. Inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo da Col senno di poi, questo tuo brano da pelle d'oca, prodotto da Elisa. Parto col chiederti com'è nato il pezzo e com'è nato l'incontro con lei. Allora, il pezzo è nato qualche anno fa, è nata prima la musica, come mi succedeva forse più spesso in passato. Ora una serie di brani nuovi hanno una modalità diversa in cui sta nascendo prima il testo. Nel caso di Con il senno di poi è nata prima la musica e in un secondo momento sono stato, diciamo, illuminato da una poesia che ho scoperto purtroppo o per fortuna tardi di Montale, nel senso io ho fatto il classico, ma non è una di quelle poesie che ho letto durante il liceo e forse se mi fosse capitata tra le mani non avrei saputo capirla così tanto, perché quando l'ho ascoltata mi ha letteralmente steso, fa parte dei lavori di Montale, degli ultimi suoi lavori in cui le sue poesie sono quasi, insomma, in stile prosaico, quindi c'è un linguaggio veramente immediato e semplice, ma ovviamente pieno di emozione, che mi ha ispirato a provare a scrivere, in realtà anche un po' citando e omaggiando le stesse parole di Montale, un testo che raccontasse con questo tipo di semplicità disarmante la fine di un amore. E quindi è stato un incastro perfetto di ispirazioni. In tutto questo si aggiunge un incastro incredibile che è quello di Elisa, la cui storia è veramente incredibile. Io ogni volta che la racconto, se ci penso, insomma, sembra la storia di un film. Perché mi ha trovato lei? Nel 2014 io un giorno apro la mail e leggo: Ciao Marco, sono Elisa. E già lì il vero commento è stato: Elisa chi? Io non conosco nessuna Elisa, Elisa senza cognome può essere chiunque, non certo. ho parenti, amici. Continuo a leggere la mail e capisco di che cosa si tratta. Insomma, in questa mail stupenda, Elisa racconta di avermi scoperto, ascoltato su YouTube e mi invita a suonare con lei in una data del suo tour di quell'anno, esattamente al Lucca Summer Festival, in una modalità incredibile perché ho aperto il concerto insieme alla mia band, lei mi ha chiesto di cantare un mio pezzo all'interno del nostro set e di cantare poi all'interno del suo set un pezzo che avrei scelto io suo. Quindi lei scelse di cantare con me Guasto, che è un brano per me molto importante e significativo, e io ho scelto di cantare con lei Dancing, che è uno dei suoi brani per me veramente più, che to tocca veramente delle corde profonde all'interno di me, che abbiamo tra l'altro suonato a quattro mani sul suo pianoforte, quindi seduti sullo stesso sgabello. Insomma, è un'esperienza come primo approccio per il mondo di Elisa che mi ha completamente, insomma, colpito nel cuore. Da questo incontro incredibile è nato uno scambio musicale molto, molto bello, molto sincero. Mi ha portato poi a risuonare per lei aprendo il concerto all'Arena di Verona nel 2017 e altra, insomma, location e diciamo esplosione di energie che puoi immaginare e poi insomma questo scambio in cui io nel tempo le mandavo delle canzoni, dei provini per chiedere un consiglio, dei suggerimenti. Uno di questi brani lei ha deciso di volerci mettere mano, quindi sono andato in studio da lei e insomma ha fatto decollare questa canzone perché già al primo ascolto aveva identificato una serie di cose da sistemare sull'arrangiamento, diciamo su dei tagli, sulla durata. E quindi quando poi siamo entrati in studio, lei ha proprio ha messo in pratica tutto quello che è, perché il suo lavoro è stato da cantautrice, autrice, cantante, musicista e in questo caso soprattutto produttrice con una visione molto lucida perché ha curato ogni singolo dettaglio, dico anche cantante perché lei mi ha cantato
vi ha ricantato tutto il brano per darmi l'intenzione giusta delle parole, una leggerezza che non ero ancora riuscito a trovare. E ha suonato tutti gli strumenti, campionato la batteria, ha suonato il basso, ha Ha fatto suonato anche un l'organo cameo. e ha fatto anche un cameo, che per me è un regalo, insomma, che non ha, cioè, è inestimabile, non ha veramente prezzo, perché è veramente la sua firma nella maniera più pura, più delicata e più allo stesso tempo leggera e intensa possibile. Quindi veramente è qualcosa che, se penso a come è nato il brano, doveva esattamente andare così, perché è un brano che esiste grazie al lavoro, all'affetto e alla cura che ci ha messo lei. Quindi veramente è la cosa più importante che ho, e di questo le sarò sempre grato. Come dicevi, è un brano che racconta la capacità di ritrovarsi dopo la fine di una storia importante, scoprire in qualche modo che quell'amore forse non è mai svanito e probabilmente non svanirà mai. Lo spunto arriva dalla poesia di Montale, che parla proprio di questa eternità latente, no? Cosa ti ha colpito così tanto di quei versi e di quella sensazione, di quello stato d'animo che mi auguro tu non abbia mai vissuto in prima persona? Anche se a giudicare dal risultato si sente un po' il coinvolgimento, non è solo parte narrativa, no? No, no, posso dirti che è un'esperienza reale, anzi, credo di essere riuscito a raccontare questa cosa proprio perché l'ho vissuta. E poi in questo la musica ha il potere incredibile di potere catartico, di fare quasi da una sorta di autopsicoanalisi, quindi insomma, riesco a tirare fuori una serie di esperienze, di elaborarle come se riuscissi finalmente a guardarle da fuori. E la cosa che mi ha colpito della poesia di Montale è, come hai detto giustamente tu, intanto questo senso di eternità che gli amori forti riescono ad avere, oltretutto, oltre qualsiasi distanza, anche fisica. E poi questa, ed è la parte forse più difficile di quando finisce una storia, questo senso di lutto, che nel caso della poesia di Montale è un vero e proprio lutto, la fine di una storia d'amore perché una delle due persone non c'è più. Però la sensazione che quando perdiamo qualcuno che esce dalla nostra vita è come vivere un lutto, e c'è bisogno di elaborarlo con un processo lungo, doloroso, faticoso, che però fa parte della vita e fa parte dell'amore stesso, perché è la fase necessaria per far sì che si possa trasformare l'amore che c'è stato tra due persone, l'amore quotidiano di una convivenza, di una scelta di vita giorno per giorno, in un amore diverso, in restare nelle proprie vite con una distanza, ma con un legame che, come dice benissimo Montale, dura per sempre. Quasi tutti abbiamo una persona che proprio non riusciamo a dimenticare, o forse nemmeno vogliamo dentro di noi. Proprio per questo motivo trovo che sia facile immedesimarsi in un pezzo come questo. Quindi ti chiedo, pensi che in un'epoca come quella attuale, in cui nelle canzoni spesso e volentieri si parla di cose anche distanti dalla realtà, possa risultare più facile per l'ascoltatore riconoscersi, immedesimarsi in tracce autobiografiche da una parte, ma anche universali dall'altra? Credo di sì, e lo credo soprattutto perché, diciamo, il lavoro con Elisa, che è stato anche quello di spronarmi a lavorare al testo, perché quando siamo entrati in studio il testo non era in questa versione definitiva, mi ha spinto a trattare le canzoni che andranno a comporre il disco a cui sto lavorando dal punto di vista narrativo in una maniera diversa, con una verità ancora più nuda. Non che prima avessi raccontato delle cose non vere, anzi, sono sempre stato molto legato a raccontare la mia verità. Quello che mi ha insegnato il lavoro
questo tipo di lavoro con questa visione molto internazionale e molto attenta ai dettagli di un artista come lei è quello di trovare la forma giusta. Se il contenuto resta la verità, si può trovare, anche perché la musica è un linguaggio e il linguaggio evolve, un modo per far sì che sia accessibile a tutti. E quindi, pur mantenendo la poesia, pur mantenendo la magia, trovare un linguaggio che poi forse è proprio il cerchio che si chiude rispetto alla scoperta di questa poesia di Montale, un modo per dire una cosa pesantissima nel senso di emotività nella maniera più semplice del mondo. Quindi assolutamente è quello che sto cercando di fare anche con i nuovi lavori, cercare di essere accessibile perché è un pezzo della mia vita e sarebbe sbagliato raccontarlo con troppi filtri. Quindi l'unico filtro che vorrei avere, che sto cercando di avere nei pezzi, nei testi dei pezzi nuovi, è la verità. Dal punto di vista della narrazione, invece, cosa aggiungono le immagini del videoclip, le belle immagini del videoclip dirette da Beniamino Barresi? Beh, aggiungono tantissimo perché in questo nuovo percorso da solista in cui ho voglia di espormi e di buttarmi in una maniera nuova, c'è anche la scoperta di un altro strumento che è il mio corpo, inteso proprio come strumento da affiancare alla voce e al pianoforte, quindi uno strumento che è in grado di raccontare una serie di cose che né forse le parole di una canzone né le note riescono a dire. E quindi il videoclip in questo senso è veramente un altro, come una sorta di sottotesto, in realtà sovratesto, perché arriva forse ancora prima, in un momento in cui viviamo in funzione delle immagini. È il primo testo da leggere di questa canzone, ovviamente muovendosi attraverso i gesti, i concetti arrivano in una maniera secondo me ancora più profonda, quindi è stata proprio una scelta di raccontare su un altro livello, quello fisico, attraverso la danza, la storia di questa canzone. Visto che si tratta della prima volta che ho il piacere di potermi fare questa chiacchierata con te, mi andrebbe di ripercorrere velocemente il tuo percorso, partendo dal principio, da dove tutto è iniziato, chiedendoti se c'è stata una qualche epifania, cioè un momento preciso in cui hai capito che tu e la musica eravate fatti l'uno per l'altra. Beh, sicuramente il momento in cui ho scoperto il pianoforte è stato significativo. Avevo un pianoforte dei miei genitori in casa ed è stato il primo approccio che ho avuto diretto con la musica. La vera epifania è arrivata presso me un po' di anni dopo, quando ho scoperto che accanto a questo strumento potevo legare la mia voce che non pensavo di avere. E quindi è stato il momento in cui, tirando fuori la voce, ho capito che riuscivo con questi due strumenti a raccontare che non riuscivo a fare nella vita di tutti i giorni. Sono sempre stato insomma, un ragazzo molto timido, molto introverso, e quindi la musica mi ha aiutato a tirare fuori una serie di emozioni che volevo tirar fuori. La timidezza non era una scelta, ma era un risultato, diciamo, una condizione che ho sbloccato attraverso quest'arte. Quindi l'epifania è stato il momento in cui ho capito che le canzoni potevano farmi viaggiare al di fuori di me e farlo in questa maniera bellissima e impalpabile, che è quasi un'estensione di quello che sono. Poi quando il risultato coinvolge anche altre persone che poi ascoltano quel Sì. pezzo. Nel 2012 partecipi al Festival di Sanremo, classificandoti al quarto posto tra le 9 proposte con Guasto, che è il brano che citavi all'inizio. Ti chiedo cosa ti ha lasciato col senno di poi Beh, quell'esperienza? intanto da musicista
L'esperienza, il ricordo più forte che ho del festival è il suonare dal vivo su un palco con un'energia che senti appena metti piede sopra. Anche Anche lì il pianoforte c'era, non ti hanno lì il lasciato. pianoforte c'era, ma soprattutto suonare dal vivo un pezzo che avevo scritto con un'orchestra. E credo per un musicista, perlomeno per me, da musicista. Il sogno più grande che uno può immaginarsi e che arriva a fine carriera è quello di dire potrò dopo 20 anni suonare. A me è successo praticamente subito ed è una cosa che ti segna per sempre perché suonare con un'orchestra non è come suonare con una band, meglio suonare con una band ma alla potenza di 10 perché hai ogni singolo elemento che si muove e respira con te. Con il tuo movimento, tornando alla danza, è un unico grande abbraccio che in 3 minuti ti fa fare un viaggio veramente, non so, in universi paralleli. Quindi quello è il ricordo veramente più forte e indelebile di quell'esperienza. Un'altra cosa che mi resta di Sanremo è l'aver imparato che le classifiche, le gare sono importanti se sono viste come un mezzo, ma alla fine quello che vince è veramente sempre la musica e la musica non ha bisogno di classifiche. Quindi è un'esperienza che porto nel cuore perché mi ha intanto dato cioè la possibilità incredibile di farmi ascoltare da tantissime persone. È stato un veramente il mio debutto ufficiale, quindi è un momento che porto sempre nel cuore. Subito dopo Sanremo inizia parallelamente il tuo progetto con la tua band, con gli Stag. Tante belle soddisfazioni anche lì, il duetto con Malika. Quindi ti chiedo, è un discorso che hai in qualche modo accantonato? Per quale motivo lo riprenderai? E soprattutto, quali differenze ci sono nel mettersi oltre la faccia anche il nome e invece in una realtà come una band, no? La band mi ha insegnato in questi 10 anni di lavoro insieme quanto sia importante il lavoro di squadra e quanto sia fondamentale crearsi una famiglia musicale, una famiglia emotiva che ti scegli a differenza della famiglia che uno si trova, perché quando lavori in squadra vinci sempre, a proposito di classifiche, vinci anche quando non vinci, perché hai unito le energie e gli intenti e la creatività di più persone e quindi il lavoro è sempre una vittoria. In più abbiamo una chimica e un legame sul palco che veramente è unico, si è creato in tutti questi anni, basta uno sguardo per capirci quando suoniamo e questa cosa resterà soprattutto. Si spera presto quando si potrà tornare a suonare dal vivo, perché per me è una squadra vincente e, come si dice, squadra vincente non si cambia. E la differenza sta nel fatto che, a proposito di forma, ho fatto un po' pace con la mia immagine, con il mio corpo, appunto, e che per anni ho voluto nascondere. Con l'idea che potesse distrarre dalla mia musica e quindi questo la band mi ha fatto anche da scudo sul palco, siamo sempre stati tutti allineati, non c'era mai qualcuno, non ero io e poi gli altri musicisti, siamo sempre stati allo stesso livello e questo mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto anche capire che un po' avevo paura di espormi e avevo bisogno di questo percorso per capire in realtà che con un contenuto sincero di immagine, in un mondo in cui tutto va a immagini, può essere semplicemente che un valore aggiunto, un'arma in più per arrivare alle persone. Quindi è necessario per me questa esposizione nuova in cui la forma cambia e divento solista e comincio in tutti i sensi a ballare da solo.
Sei il primo autore ad aver firmato un brano in coppia con Ed Sheeran, tanta roba, insomma, vale a dire la versione di Perfect cantata da Andrea Bocelli, che ti è valsa la nomination ai Grammy lo scorso anno, anzi quest'anno, siamo ancora nel 2020, tra gli autori dell'album Sì. Tra l'altro, presentazione del disco dove ci siamo conosciuti Sì. per l'occasione del Girolamo di Milano, quindi bellissima, Sì, pensarci bellissima adesso in tempi di location. Covid. Fantastica. Chiedo, cosa rappresenta per te l'esperienza da autore e quali skills pensi di aver acquisito scrivendo e componendo per altri? È un'esperienza fondamentale perché è venuta anche questa in maniera molto naturale. Io ho seguito sempre dove mi portava la musica, senza pensare, purtroppo o per fortuna, che a livello di forma e di percezione del pubblico questo ha generato un po' di confusione. Sanremo da solo, in realtà poi il disco con la band, e poi ho lasciato il mio nome per diventare ufficialmente solo, lavorare solo col nome della band, poi lavori con le colonne sonore. Ci sono tanti contesti diversi che a un occhio distratto, ma semplicemente perché il mondo va veloce, può risultare confuso. Io in realtà non ho mai pensato in termini di forma, ho solo pensato al contenuto che era la musica e mi guidava sempre in posti nuovi. Mi piace vivere, l'ho fatto fin dal primo momento in cui si è trasformato in un mestiere. Mi piace vivere la musica come qualcosa che è senza confini, senza generi, senza contesti, perché poi effettivamente è così. Si creano a livello di industria e di contesti, diciamo, lavorativi, ma la musica è musica sempre, che sia per qualcun altro, per un film, per uno spot, per il mio disco. E quindi l'esperienza d'autore mi ha ci sono arrivato inseguendo la musica e scoprendo questo mondo che mi ha insegnato e continua a insegnarmi tantissimo perché lo sto portando parallelamente avanti. Ha confermato la forza di lavorare in squadra perché si lavora tanto con dei gruppi di autori perché diciamo, la parte più stimolante è dover entrare nel mondo artistico, nella voce, nelle corde di un artista che non sei tu, e quindi da cantautore è un gioco potentissimo perché devi riuscire a medesimarti, portare in quel mondo qualcosa di tuo, però entrare in quel mondo con insomma, una delicatezza e un rispetto ovviamente altissimo. E mi ha insegnato a spostarmi tanto dalla mia zona di comfort. Veramente, se c'è una cosa che ho imparato dallo scrivere per altri, e l'ho imparata rendendomene conto, con il senno di poi, appunto, che sei costretto a spostarti dal tuo mondo, dal tuo modo di scrivere, dal tuo modo di cantare, di arrangiare, e vai molto lontano. Anche quando mi è capitato di lavorare con artisti vicino al mio modo di concepire la musica, però comunque parliamo di personalità artistiche definite che non sono me, non sono io. E questo è veramente una sorta di masterclass continua perché cambi la prospettiva del modo in cui scrivi. E quando io poi sono tornato dopo questi anni di esperienza, come è successo adesso con questo brano, a scrivere per me, è come quando impari una lingua nuova. Se impari il giapponese non è che quando torni a parlare italiano te lo sei dimenticato. Hai il cervello che lavora molto di più e che vede le cose, ragiona 100 volte più veloce e in maniera più ampia. Ed è quello che mi è successo. Ho detto, mi sono accorto di avere degli strumenti nuovi, una visione molto più ampia rispetto a quello che, come vedevo le cose prima, quando scrivevo solo per me. Quindi è un mondo che sto continuando a esplorare perché mi insegna molto. Per concludere, Marco, alla luce di tutto quello che abbiamo detto e del momento difficile che stiamo vivendo, ti chiedo quali riflessioni, quali suggestioni ti piacerebbe riuscire a trasmettere a chi ascolterà questo tuo nuovo brano? È incredibile che beh, poi è stato voluto che uscisse comunque il brano in questi giorni difficili ed è incredibile come abbia acquisito un ulteriore colore la storia perché
questo raggiungersi, trovandosi a distanza, di cui parlo nel testo, adesso suona come una promessa, di riuscire a riabbracciarsi e ritrovarsi quando sarà possibile tornare Quel realmente vicini. Quindi è dove molto. eravamo io e te finale. Esatto, quindi è molto bello, ma cioè, non mi stupisco perché è il potere della musica, è la magia della musica, che sembra quasi che questa canzone venga dal futuro, perché l'ho scritta non pensando, non sapendo che sarebbe uscita in mezzo a un momento storico così difficile. Quindi quello che mi piacerebbe è che suonasse veramente come una promessa di imparare ad aspettare, avere pazienza, perché le cose belle devono avere il tempo giusto per sbocciare, come un fiore, come un albero, e quindi attendere nella certezza, oltre che nella speranza, che si possa tornare presto a essere di nuovo vicini. Grazie Ringrazio Marco Guazzone per essere stato con noi. a te, grazie a Ricordo voi. il titolo del singolo che è Col senno di poi, splendido singolo. Che dire, grazie per la chiacchierata e lunga vita alla musica forte e soprattutto fonte inesauribile di emozioni. È così, lunga vita alla musica. Grazie Ciao mille. Marco. Ciao.